Sono un produttore di gelato artigianale Venghi per tutta la Calabria in esclusiva. Ah, vedi che... Noi siamo produttori di gelato Venghi per tutta la Calabria. Scusa, ma se uno si vuole legare queste manette con te che deve fare? Sì, stamattina... Ma che sono guarda qua, eh? Ti sei incatenata. Sì, stamattina c'è stata una protesta da parte mia come prima persona umana, poi come commerciante, imprenditrice. Noi per riaprire abbiamo avuto prima il coraggio, perché in giro c'è il virus e sappiamo com'è pericoloso, che poi adottiamo le nostre misure anticontagio, un conto, ma abbiamo le famiglie, dobbiamo ritornare a casa la sera. Bravo. Però nonostante tutto noi non viviamo di proventi, di rendita, quindi non avete il vitalizio, non ce l'hai tu, no? Dicevano ho fatto male alla politica, quindi oggi ho fatto una battuta. Vabbè, scherzi a parte, oggi ho fatto una battuta e qualcuno che prende sempre il fanalino di coda, ma al minimo poi si lascia andare perché la maggioranza è con me. Oggi è una metafora dire si muore più di fame che di coronavirus, perché ci sono tante famiglie che le associazioni stanno cercando di portare. Di sostenere, certo, hai detto bene. Poi tutto sommato questi aiuti dallo Stato non sono arrivati, la potenza di fuoco di Conte non è arrivata, solo le chiacchiere di fuoco. Dico solo una cosa, non siamo un paio di scarpe che viene rimesso in una scatola e riposta come vogliono loro, siamo esseri umani. Ma la tua protesta è questa, hai raccolto un po' i tavoli, tutto, hai chiuso tutto, ti sei incatenata tutto, qui. Mi sono messa sui tavolini, mi sono aggrappata alla mia vela. Una vela di speranza, dici tu. È una vela di speranza, ma soprattutto di protesta contro l'annullamento dell'ordinamento della nostra governatrice, perché è il responso finale quello che conta. Oggi la Calabria vanta quasi zero contagi. E poi voglio dire una cosa. Tu pensi che siano beghe politiche, quello chiude un altro apre, quello chiude un altro apre? Io la mia protesta è dire basta al ring politico, a discapito di chi ha strizzato il midollo osseo per poter adeguare i locali alle aperture a norma.